Ben ritrovati con la rassegna stampa in studio con voi Rosario Moreno. Massimo Carminati ritorna in libertà per decorrenza dei termini. Buzzi brinda, dice sono felice. Bonafede mobilita gli ispettori. Cancellata dalla Cassazione l'accusa di mafia, sono scaduti i termini. L'ex NAR, detto il cecato, ha lasciato il carcere di Oristano. Dopo tre rigetti da parte della Corte d'Appello, l'istanza dei legali è stata accolta dal Tribunale della Libertà. Stati generali, Conte dice economia sommersa sottrae risorse e ostacola la modernizzazione, incentivi ai pagamenti digitali senza penalizzazioni. Il Premier dice la transizione verso il cashless con una riduzione significativa del contante e l'emersione del sommerso deve essere dolce. Piuttosto che sulle multe per chi non accetta carte e bancomat eliminati in extremis dal decreto fiscale dello scorso anno, il governo intende premiare chi lo fa. Il 1 luglio scatta il credito d'imposta del 30% delle commissioni addebitate ai commercianti e professionisti per le transazioni con carta. Debito pubblico, Savona della Consob dice lo Stato emetta bond perpetui come in tempi di guerra, limiterebbero i rischi per il futuro del Paese. Nel discorso, in occasione dell'incontro annuale con il mercato finanziario, il numero uno delle authority ha detto che all'Italia non mancano solide fondamenta reali, ma scarseggia la loro giusta considerazione. Di qui l'idea di far leva sul risparmio delle famiglie, non sottoscrivere i bond irredimibili. Creerebbe, dice, le condizioni per una maggiore imposizione fiscale. Cassa integrazione, la tabella dell'INPS non dice tutto sui pagamenti arretrati, ma dietro i ritardi c'è un sistema barocco che va riformato. I dati aggiornati al 14 giugno si riferiscono solo ai beneficiari per i quali l'impresa ha inviato tutti i dati corretti. Tra loro 123.542 non hanno ancora ricevuto nulla, ma la platea di chi resta in attesa è più ampia, almeno mezzo milione per la CGIL. Vincenzo Silvestri, consigliere dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha detto ci sono anche i lavoratori che fanno capo al fondo bilaterale per l'artigianato che ha pagato solo marzo e ci sono le CIG in deroga ancora da sbloccare. Tutto considerato, l'INPS è stato veloce, il problema è lo spettezzamento di competenza. Eco bonus 110%, gli ambientalisti contro il super incentivo è sproporzionato e darà piccoli risultati nella riduzione dei consumi, dicono. L'obiettivo non è di tutela dell'ambiente, dice Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente. Il contributo pubblico pari al 110% di tutte le spese è sproporzionato rispetto ai piccoli risultati che produce in termini di riduzione dei consumi. Vale anche per le caldaie a condensazione che usano fonti fossili. In più c'è il rischio della sovraffatturazione fino ai limiti di spesa che potrebbe causare un esborso enorme per le casse pubbliche senza alcun vantaggio. Notizie da Napoli e dalla Campania. Piazza Bellini, Movimento 5 Stelle in calza De Magistris, dicono sta con i centri sociali o dalla parte delle istituzioni. All'indomani della manifestazione degli attivisti e di Insurgencia, dopo i fatti di Piazza Bellini, il senatore napoletano del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Presutto, chiama a gran voce un intervento del sindaco De Magistris. Eleonora De Maio, assessora alla cultura, dice del Comune di Napoli, ed Egidio Giordano, assessore alla terza municipalità di Napoli, hanno aperto il corteo dei centri sociali per richiedere la scarcerazione dei tre attivisti che si sono opposti al fermo della polizia domenica sera in piazza Bellini. I tre ragazzi di Insurgencia, alla richiesta di esibire un documento di riconoscimento fatto appunto dagli agenti, hanno risposto inveendo contro la polizia, invitando alla sommossa i presenti. Spinta in mare dal fidanzato, a Napoli Amanda è fuori pericolo, sciolta la prognosi. Amanda non è più in pericolo di vita. Le condizioni della 22enne caduta sulla scogliera e nel mare a Nisida, dopo essere stata spinta dal fidanzato mercoledì scorso, sono nettamente migliorate e la prognosi è stata sciolta. La ragazza è perfettamente cosciente, mangia e respira autonomamente e non ha più bisogno di ossigeno.
neanche attraverso la mascherina. Questo lo fa sapere Giuseppe Servillo, il primario di rianimazione e terapia intensiva del Policlinico Secondo di Napoli, dove la giovane è ricoverata da 7 giorni. Notizie da Treviso e dal Veneto. Corso di laurea in medicina a Treviso, Zaia dice andremo in tribunale. Nulla di fatto dopo il primo incontro con i funzionari dei ministeri di salute, finanze e rapporti con il Parlamento. Presidente del Veneto agli studenti dice voi iscrivetevi lo stesso. Protezione civile della Marca, la certezza donati 17.000 giorni di servizio, i dati per superare l'emergenza Covid sul campo oltre 1.700 persone, un investimento sociale da 340.000 euro. Il coordinatore dice macchina oliata, ma sfida nuova grazie a comuni e volontari. I trevigiani dicono un momento di rinascita, non potevamo mancare, ci sono gli amici di una vita, la famiglia con un bambino al suo primo concerto, la comitiva che arriva da Brescia, insomma la fan giunta da Milano e il vivaista dei bonsai. A Treviso appunto la pioggia non ferma la festa della ripartenza insieme a Red Canzian, in una piazza dei signori bagnata tanta commozione dopo i mesi del blocco. Il grazie di Conte dice ce l'abbiamo fatta, gli applausi e le lacrime sotto l'ombrello. Carbonera, escono di strada in sella uno scooter, morti due ragazzi, incidente nella notte in via Brigata Marche, probabilmente il mezzo era rubato. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, nuovo caso ma nessun decesso. Le persone attualmente positive sono 165, mentre i totalmente guariti ammontano a 2789. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari, sono 165, una in meno rispetto alla giornata di ieri. Al momento non si registrano pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 14. Nella giornata di oggi non si registrano decessi. Ovaro, bimba di 5 anni investita, incidente nel pomeriggio, la piccola rimasta sempre cosciente, è stata subito soccorsa. Una bimba di 5 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita da un veicolo a Ovaro nel pomeriggio intorno alle 16, subito soccorso, è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'elicottero. La polizia locale investe una donna sulle strisce, incidente nella tarda mattinata a Udine, coinvolta una vettura di servizio della municipale di Pradamano. Incidente questa mattina intorno alle 11.30 a Udine, tra via Strassoldo e l'intersezione in via Pradamano. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della radiomobile della compagnia di Udine, una macchina della polizia locale del comune di Pradamano ha investito una cittadina straniera di 38 anni che pare stesse attraversando sulle strisce pedonali. Nuove scritte razziste a San Daniele nel mirino della mano, ancora misteriosa lo scrittore Paolo Patui e l'uccisione di George Floyd, muri di edifici pubblici e privati imbrattati con frasi razziste e oltraggiose a San Daniele del Friuli. Tutto sembra aver avuto inizio tra sabato e domenica, quando ignoti hanno vergato con vernice nera la frase «Patui verme da schiacciare», a pochi metri dall'abitazione dello scrittore e insegnante Paolo Patui, che su Facebook ha commentato: «Se questo è l'esito di aver vissuto credendo, diffondendo e difendendo i valori umani, sociali e civili in cui credo, forse non ne valeva la pena». Scompare da casa, anziano ritrovato in stato confusionale a Udine, a lanciare l'allarme erano stati i parenti, preoccupati appunto perché non avevano sue notizie. Questa mattina gli uomini della polizia locale di Udine hanno ritrovato un anziano di cui non si avevano notizie da diverse ore. La famiglia preoccupata aveva chiesto aiuto ai carabinieri. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.